Sull'emorragia annunciata di volontari nel centro migranti di Via Regina è intervenuto il prefetto di Como Bruno Corda. Il campo è governativo e organizzato, ha spiegato. Ci sono competenze divise a monte. La Croce Rossa ha una gestione complessiva, la Caritas si occupa dei pasti, della mediazione linguistica, culturale e giuridica. L'ATS in Umbria, con la Croce Rossa, gestisce la questione sanitaria. Insomma, precisa il rappresentante del governo, ogni nucleo ha il suo coordinamento, non ci sono problemi, ma c'è una logica nelle cose che si fanno. Quindi ha concluso, non vedo alcuna polemica, ma forse una questione personale. Il campo è un'opportunità e non un problema, dice Roberto Bernasconi, direttore della Caritas. Come in ogni situazione, precisa, ci sono cose che vanno bene e altre da sistemare, ma i volontari sono importantissimi non solo perché distribuiscono il cibo, ma perché costruiscono relazioni con i migranti. Poi, aggiunge, se c'è qualcuno che aveva mire ulteriori rispetto a un servizio solo apparentemente semplice, non so cosa dire. Insomma, la questione sembra essere legata alle competenze e ai ruoli. Chi distribuisce il cibo, spiega Bernasconi, magari vuole fare il mediatore o il consulente legale e magari ha tutte le competenze per farlo, ma la struttura è organizzata e ciascuno ha un compito. Noi siamo qui, le porte sono aperte e non mandiamo via nessuno, ma ci sono regole di ingaggio che vanno rispettate. Infine, sull'emorragia di volontari, stimata fra 80 e 100, Bernasconi garantisce che non vi sono problemi e che molte persone sono pronte per operare.